Sembra che tutti i processi che hanno luogo nell'universo siano meticolosamente coordinati tra loro. Ovviamente sappiamo che la nostra Terra fa parte di un sistema planetario sovraordinato, i cui rappresentanti ruotano tutti attorno a una stella ospite comune. Alla luce delle interrelazioni galattiche e delle leggi cosmiche fisse, sorge un'interessante domanda. Cosa accadrebbe effettivamente se rimuovessimo un pianeta dal Sistema Solare? La scomparsa di uno dei nostri vicini galattici avrebbe conseguenze drastiche per i restanti corpi celesti? Oppure la scomparsa di un pianeta nel gigantesco contesto dell'universo non avrebbe effetti degni di nota? Insieme a voi oggi vorremmo dare un'occhiata più da vicino a questa interessante domanda. Entusiasta degli affascinanti fenomeni e delle scoperte rivoluzionarie nello spazio? Allora non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di cliccare sulla campanella per unirti a noi in futuro nel nostro viaggio verso i più grandi misteri dell'universo. Con il pollice in su ci mostri che possiamo coinvolgerti con i contenuti dei nostri video. Il Sistema Solare. Il nostro Sistema Solare comprende 8 pianeti ufficiali. Partendo dalla stella ospite, questi sono Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Insieme ai satelliti naturali, ai pianeti nani e ad altri corpi più piccoli come comete e asteroidi, nonché la totalità di tutte le particelle di polvere e gas, questi oggetti formano un gruppo sovraordinato che chiamiamo Sistema Solare. Ciò che unisce tutte queste formazioni è il fatto che sono legate gravitazionalmente al Sole. La gigantesca stella centrale da sola rappresenta oltre il 99% della massa totale del nostro sistema galattico. I singoli corpi celesti nel Sistema Solare sono tanto affascinanti quanto diversi. Mentre i pianeti terrestri, Mercurio, Venere, Terra e Marte sono caratterizzati da una composizione solida, i pianeti gassosi esterni, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, hanno una composizione chimica completamente diversa. I corpi celesti gassosi sono costituiti principalmente da gas leggeri come elio e idrogeno. Ogni pianeta ha la sua orbita attorno al Sole. A seconda della distanza prevalente tra il corpo celeste e il Sole, nonché delle caratteristiche della singola orbita di rotazione, risultano i periodi orbitali più diversi. Mentre la nostra Terra ha bisogno di 365 giorni per girare intorno al Sole, una volta completamente, Nettuno richiede 165 anni interi per la stessa impresa. Con un periodo orbitale di soli 88 giorni, Mercurio è il pianeta più veloce del Sistema Solare. Nonostante tutte le indagini scientifiche, al momento non esiste ancora una definizione generalmente valida che determini l'esatta estensione del Sistema Solare. In passato il confine del Sistema Solare veniva spesso identificato con l'eliosfera. Tuttavia, dopo che l'esistenza di oggetti transnettuniani distanti è diventata nota, la comunità scientifica si è resa conto che oltre l'eliopausa ci sono ancora innumerevoli entità legate gravitazionalmente alla nostra stella ospite centrale. Gravità. Prima di affrontare la questione su cosa accadrebbe se un pianeta scomparisse dal Sistema Solare, è consigliabile dare un'occhiata più da vicino agli effetti sulla gravità. Come molti di voi sicuramente già sanno, questa forza fisica di base si manifesta nell'attrazione reciproca delle masse. La forza gravitazionale diminuisce con l'aumentare della distanza delle masse. In linea di principio, tuttavia, ha una portata illimitata. Ciò significa anche che, contrariamente alle forze magnetiche o elettriche, non può essere schermato. Nel nostro contesto terrestre, la gravitazione si manifesta nel modo in cui tutti gli oggetti, apparentemente, cadono verso il basso, cioè in direzione del centro della Terra. All'interno del Sistema Solare questa attrazione di massa determina le orbite di tutti i pianeti, lune e altri corpi celesti. Nell'intero cosmo, la gravitazione gioca un ruolo centrale nella formazione di stelle e galassie. Il principio che si applica è che più un oggetto è massiccio, maggiore è anche la forza gravitazionale che esercita. Come già accennato, il Sole è di gran lunga l'oggetto più massiccio nelle nostre immediate vicinanze galattiche. Mentre la stella centrale è la forza gravitazionale trainante nel Sistema Solare, i singoli pianeti si influenzano a vicenda per quanto riguarda la loro attrazione di massa. Anche se questi effetti non possono essere paragonati alla forza del Sole, la gravitazione planetaria gioca solo un ruolo subordinato nell'interazione dei pianeti. Nonostante ciò, rimane la domanda: quali conseguenze avrebbe la scomparsa di un corpo celeste per i restanti rappresentanti del sistema planetario? Se un pianeta scompare.
Gli effetti che risulterebbero in un caso del genere dipendono dalla cancellazione del rispettivo pianeta dalla mappa stellare. Per mostrarci comparativamente le conseguenze corrispondenti, dovremmo esaminare i singoli pianeti uno dopo l'altro. Di conseguenza, il nostro gioco mentale inizia con il pianeta più vicino al Sole e allo stesso tempo il pianeta più piccolo del Sistema Solare, Mercurio. La distanza tra il corpo celeste e la stella ospite ammonta in media a poco più di 50 milioni di chilometri. Di conseguenza, anche gli effetti che Mercurio esercita sui suoi vicini galattici più lontani sono molto piccoli. In effetti, gli esperti concordano sul fatto che la scomparsa del pianeta non cambierebbe in modo significativo l'ordine del Sistema Solare. A causa del suo piccolo diametro di circa 5.000 km e della sua vicinanza al Sole, Mercurio gioca solo un ruolo minore nelle interazioni all'interno del sistema planetario. Venere. La situazione sarebbe abbastanza simile nel caso di Venere. Se il secondo e il terzo pianeta più piccolo del nostro sistema solare, spesso chiamato gemello della Terra, scomparissero, ciò non avrebbe conseguenze drastiche sul contesto cosmologico totale. Per la vita sulla nostra Terra, tuttavia, si verificherebbe un notevole cambiamento in un aspetto. Il corpo celeste, che prende il nome della dea romana dell'amore, è il secondo oggetto più luminoso nel cielo notturno dopo la Luna. Quindi, se Venere dovesse scomparire, perderemmo anche la nostra affascinante stella del mattino. Terra. Come è noto, il nostro pianeta natale blu è l'unico corpo celeste su cui abbiamo finora potuto provare l'esistenza di esseri viventi. Cosa accadrebbe se la nostra patria terrestre venisse cancellata improvvisamente dalla mappa stellare? Ebbene, le conseguenze di questo scenario sono in realtà ovvie. In questo caso nessuno sarebbe in grado di guardare questo video. Con la scomparsa della nostra specie, il nostro esperimento mentale sarebbe diventato di per sé privo di significato. Marte. Mentre la perdita di Mercurio e Venere non avrebbe conseguenze significative per le interazioni nel Sistema Solare, la scomparsa del pianeta rosso avrebbe effetti evidenti. Si potrebbe dire che la scomparsa del leggendario corpo celeste giova alla nostra sicurezza terrestre. Infatti, in questo caso, la minaccia degli asteroidi vicini alla Terra diminuirebbe considerevolmente. Nello specifico, la cosiddetta cintura di asteroidi si trova tra Marte e Giove. Come rivela il nome di questa struttura, si tratta di un accumulo di asteroidi a grappolo. Finora sono stati localizzati più di 650.000 di questi piccoli corpi astronomici. Le singole formazioni sono raggruppate quindi principalmente dalla forza gravitazionale di Giove. Tuttavia, accade che alcuni asteroidi vengano scagliati fuori dalla loro orbita originale dalla forza del Sole. In questo caso, la forza gravitazionale di Marte agisce ancora come una specie di fionda galattica che accelera i corpi in direzione del nostro pianeta natale blu. Se Marte dovesse scomparire ora, influenzerebbe questo processo di accelerazione cosmica, così che il rischio che la Terra venga colpita da un asteroide sarebbe notevolmente inferiore. Giove. Con un impressionante diametro equatoriale di quasi 150.000 km, Giove avanza fino al pianeta più grande del Sistema Solare. A differenza dei corpi celesti presentati finora, Giove non è un pianeta terrestre, ma un gigante gassoso. A causa della sua dimensione gigantesca, Giove esercita una forte attrazione gravitazionale sugli oggetti nelle sue vicinanze. Per dirla in un modo, il gigante gassoso assume anche il ruolo di protettore terrestre. In effetti, Giove ha già protetto il nostro pianeta natale da innumerevoli impatti di asteroidi negli ultimi milioni di anni. Il pianeta ha un campo gravitazionale così forte che può deviare quei corpi astronomici diretti verso la Terra e scagliarli fuori dal Sistema Solare. Come accennato in precedenza, la massiccia attrazione gravitazionale di Giove è anche responsabile del mantenimento in orbite stabili dell'entità nella fascia degli asteroidi. Tuttavia, la scomparsa di Giove non cambierebbe l'ordine fondamentale nel Sistema Solare. Saturno. Nella lista dei pianeti più grandi del Sistema Solare, Saturno si trova al secondo posto. Oltre al suo considerevole diametro intrinseco di quasi 120.000 km e ai suoi almeno 82 satelliti naturali, è soprattutto il complesso sistema di anelli che rende così affascinante il pianeta intitolato al dio romano della ricchezza. È improbabile che la scomparsa di Saturno abbia un effetto apprezzabile sui pianeti terrestri interni. Tuttavia, la situazione è diversa nel caso dei suoi vicini galattici diretti. Con le sue dimensioni e massa, Saturno esercita una certa influenza sulle orbite di Giove e Urano. Urano. Il diametro di Urano, a più di 50.000 km, è circa 4 volte più grande del diametro della Terra. Tuttavia, il gigante di ghiaccio è semplicemente troppo lontano dai pianeti interni perché la sua scomparsa abbia un effetto significativo sulla nostra vita terrestre. Questo non si applica alle zone più esterne del Sistema Solare, compresa la fascia di Kuiper.
qui la scomparsa del terzo rappresentante più grande del sistema planetario lascerebbe notevoli conseguenze. Nettuno. L'ottavo e più esterno pianeta del nostro sistema solare, Nettuno, si trova a una media di circa 5 miliardi di chilometri dalla nostra casa terrestre. Oltre il gigante di ghiaccio si trova la cintura di Kuiper, una regione a forma di anello abbastanza piatta che ospita più di 70.000 oggetti, il cui diametro è maggiore di 100 km, tra cui Plutone. Con la sua attrazione gravitazionale, Nettuno controlla in modo significativo i movimenti delle entità della cintura di Kuiper. La scomparsa del pianeta potrebbe portare a un caos empio e numerose collisioni all'interno di quest'area galattica. I cambiamenti per la nostra Terra sarebbero comunque tutt'altro che lievi. Ci interessa la tua opinione, cosa ne pensi del video di oggi? Aspettiamo i vostri commenti. Grazie per la visione, abbi cura di te e alla prossima!